Adriano Napoli da Catania, che ci parla di Enrico Castelnuovo, e spero ci dica anche chi è, perché io non lo so più. Dunque ringrazio Leonora e Federico per l'accoglienza, così ringrazio Luz e i presenti. Dunque, mi sono occupato di Enrico Castelnuovo, della cattedrale tascabile di Enrico Castelnuovo, che è un volume, una raccolta di saggi pubblicati dai tardi anni 50 fino agli anni 90, e pubblicati appunto in volume nel 2000 per Sillabe, che è una casa editrice livornese. Come diceva appunto Michele, Castelnuovo normalista sì, perché ha insegnato la normale, oltretutto è morto un paio di anni fa, nel 2014, quindi magari appunto i normalisti lo conoscono ancora, è nato nel 1929. Devo anche dirvi l'occasione da cui si è originato questo lavoro, perché in realtà l'università mi è stato chiesto di per il corso di storia sociale dell'arte mi è stato chiesto di scrivere su uno dei testi che erano appunto in programma, e quindi ho scritto per quello. Da qui anche il taglio, che è molto generico, essendo oltretutto appunto una relazione sul volume. Devo dire anche che cos'è la storia sociale dell'arte, perché Enrico Castelnuovo, che è grande medievista, laureatosi con una tesi su Andrea Pisano a Torino, poi specializzatosi con Roberto Longhi, celebre formalista a Firenze, con una tesi questa volta su Matteo Giovannetti e la cultura in Provenza nel XIV secolo. Oltre ad essere un grande medievista, è anche uno storico sociale dell'arte. La storia sociale dell'arte è una disciplina che nasce relativamente recentemente, più o meno alla metà del secolo scorso, e ne vanno appunto ricordati alcuni esponenti. I primi furono Klingender, Hauser e Antal. In che cosa consiste questa storia sociale dell'arte? Consiste in un ampliamento delle prospettive della storia dell'arte, che a quell'epoca ancora era fondamentalmente centrato sul formalismo, quindi appunto l'analisi formale delle opere d'arte, che poi non di rado prescindeva da committenza, da ricezione, da istituzioni che pure sono legate all'opera d'arte. Più banalmente, a volte anche le disponibilità materiali, cioè faccio un esempio: in alcuni territori sono disponibili delle pietre o sono disponibili alcuni pigmenti non disponibili altrove. Ad esempio, qua via appunto vediamo un ampio utilizzo del mattone, come in generale nella pianura padana, rarissima la renaria, che pure utilizzata per San Michele. Quindi chiaramente l'impiego delle renarie in questo caso ha un valore simbolico forte, perché vi è sottesa una committenza di alto rango. Comunque, torno appunto a Castelnuovo, che in questo volume tratta di diversi aspetti che però in un modo o nell'altro possono, o quantomeno tentano, e a mio avviso appunto riescono ad ampliare questi confini appunto della storia dell'arte. In primo luogo, Castelnuovo spesso si è occupato di aree di frontiera. Aree di frontiera come le Alpi, per esempio. Ha scritto molto sulle Alpi, ha organizzato anche alcune mostre sull'arte alpina, dal Trentino al Piemonte. Un'area sicuramente interessante sotto molteplici punti di vista, soprattutto perché le Alpi sono immaginate come una frontiera geografica, fondamentalmente, tra l'Italia e ciò che c'è sopra l'Italia, il sud Europa. Ebbene, proprio le Alpi, dal punto di vista della storia dell'arte, non tanto sono state frontiera, sostiene Castelnuovo, quanto piuttosto via di comunicazione. Via di comunicazione tra cosa? Tra l'arte italiana, mi soffermo in questo caso sul 400, l'arte italiana e quindi l'umanesimo, il rinascimento nascente dal punto di vista della storia dell'arte italiana, è dall'altra parte sostanzialmente il modello borgognone, perché appunto ai primi del 400 si impone un rinascimento nordico proprio in Borgogna. In Borgogna con i primi Van Eyck, insomma, che dessi voglia, Van der Waal e così via. Nelle Alpi si realizza un'interessante fusione tra queste componenti, che sono quella nordica, che appunto probabilmente molti di voi conoscono più o meno, quindi legata ad un'attenzione nei confronti del particolare, nei confronti del dettaglio, e poi quella meridionale, che invece è italiana, che invece è più legata all'idea del volume, all'idea della plasticità.
Questa come frontiera appunto geografica esistono, dice poi Castelnuovo, anche delle frontiere politiche che tuttavia da allora le opere d'arte riescono a valicare, cioè non di rado appunto tra i vari stati uno stile o appunto le stesse opere d'arte passano. A questo punto si potrebbe parlare del discorso del mercato delle opere d'arte, e non solo del mercato delle opere d'arte, ma ancora prima di certi artisti itineranti. Teniamo conto appunto che nel Medioevo, come appunto sapete, gli artisti erano itineranti, viaggiavano moltissimo, non di rado viaggiavano proprio attraverso i cammini di pellegrinaggio, per esempio. Ciò non toglie che delle grandi formazioni politiche impongono talora un dato modello artistico, un dato modello pittorico, e torno appunto al discorso della Borgogna, quale accennavo in precedenza. Altra frontiera su cui questo nuovo si sofferma è quella fra le tecniche. Sostiene che, sostiene appunto ragione, che non tutte le tecniche procedono in sincronia, nel senso che consideriamo esempio fra tutti lo stato della scultura in Italia del 1260 e 1270, per esempio, quando veniva innovato da Nicola Pisano. I primi saggi scultori di Nicola Pisano, e poi architettonici, sono già alla fine degli anni 40 del 200. Consideriamo gli stessi anni la pittura italiana, che era ancora fortemente influenzata da modelli bizantini. Allora, qual è il punto? Il punto è che la scultura e la pittura, in questo caso, ma più in generale si potrebbe parlare anche di altre tecniche, di altre forme d'arte, la scultura e la pittura non procedono in sincronia. Questa cosa, che per noi oggi effettivamente è piuttosto scontata nei fatti, in realtà all'epoca non lo era, e non lo era perché si aveva un'idea, che era un portato ottocentesco, l'idea di una storia dello spirito, di Geschichte, se vogliamo, cioè fondamentalmente tutte le arti diventavano espressione di questo spirito, che poi era uno spirito nazionale, insomma, caratteristiche comuni alla fine dell'Ottocento e che poi procedono anche dopo nel corso del Novecento. Poi un grande merito di Castelnuovo è stato quello di riconoscere a certe aree periferiche una grande importanza. Faccio appunto un esempio fra tutti, vi accennavo prima Avignon. Avignon, che noi oggi sappiamo essere stato uno dei centri della storia dell'arte medievale, almeno del 300, con il discorso chiaramente della cattività avignonese, per cui questa grandissima committenza, committenza pontificia, cardinalizia e così via, fino appunto agli anni, ancora alla seconda metà del Novecento, ad Avignon questo ruolo non era riconosciuto. Fino ad Hauser, per esempio, che dicevo storico sociale dell'arte, ad Avignon non si riconosceva alcun ruolo dal punto di vista della storia dell'arte. Quindi Castelnuovo è stato tra i primi, se non il primo, con la sua tesi appunto di specializzazione a cui accennavo, è stato il primo a riconoscere questa importanza di un'area ritenuta periferica e che invece era stata centrale. A questo proposito poi lui arriva a sostenere che addirittura Avignon diventa il mezzo attraverso il quale l'arte italiana si diffonde nel resto d'Europa, cosa che per certi aspetti è anche vera naturalmente se consideriamo Simone Martini, Matteo Giovannetti, che appunto operano ad Avignon, e la cosa interessante appunto che sottolinea è questa, cioè che ad Avignon le loro caratteristiche dal punto di vista formale cambiano radicalmente e fondano quello che poi sarà il gotico cortese. Quindi ad Avignon viene riconosciuto appunto un ruolo centrale, e non solo ad Avignon ma anche ad altre città, come Bologna o Praga, per esempio. Ora anche Bologna, spesso si parla del Medioevo italiano, si parla del 300 italiano, il 300 esistono Firenze e Siena. Esiste la pittura fiorentina e la pittura senese in contrapposizione. In realtà, appunto, anche in questo Castelnuovo ha proposto delle grandissime novità, perché appunto viene riconosciuta grande importanza anche a Bologna come centro di irradiazione della storia dell'arte, anche nella prospettiva di riconoscere l'importanza alle arti minori, nel senso che è qui più o meno, cito Dante, Purgatorio XI, Franco Bolognese, Odelisi da Dubbio. Franco Bolognese è miniatore, super, insomma, Odelisi da Dubbio. Il punto qual è? Il punto è che, in Dante questo è evidente, la miniatura, oggi arte minore, nel Medioevo era di grande importanza. Non solo di grande importanza, ma più importante di molte altre forme artistiche.
tematiche. Questo ruolo di arte guida era svolto sostanzialmente dall'architettura, e adesso vi spiego anche perché, e poi appunto dalla miniatura. Qual era la cosa della miniatura? Che chiaramente innanzitutto costava la pergamena in primo luogo, costava poi anche realizzare chiaramente poi le miniature. Da qui il titolo, la cattedrale tascabile, che scaturisce in realtà da una frase, da un'affermazione di di Ruskin, depreterita di Ruskin, in cui lui afferma che un codice miniato è come una cattedrale, e le singole miniature del codice miniato sono come le vetrate di una cattedrale. Se teniamo conto che una cattedrale già di per sé richiedeva, insomma, uno sforzo enorme dal punto di vista economico per essere costruita, se teniamo conto delle vetrate di una cattedrale medievale, lui giunge appunto a paragonare, dal punto di vista del valore nel Medioevo, la miniatura, il codice miniato, alla cattedrale. E bisogna tenere comunque conto che il valore di un'opera d'arte rimaneva nel Medioevo strettamente ancorato al valore economico dell'opera d'arte. Quindi appunto l'importanza, dicevo, delle miniature dell'architettura, anche perché poi lui parla di un altro discorso, che è quello della condizione sociale dell'artista. Una condizione che anche qui è stata indagata in tempi relativamente recenti. Nel Medioevo c'erano artisti, architetti soprattutto, come Buschetto, per esempio, che conoscerete perché è architetto del Duomo di Pisa, oppure Lanfranco, che conoscerete forse ancora meglio, il Duomo di Modena, che godevano di grandissima fama e di grandissima reputazione. Di Buschetto vengono dette, o meglio, vengono scritte in epigrafe sul Duomo di Pisa cose impressionanti. Buschetto viene paragonato a Dedalo, viene paragonato a Ulisse, cioè diventa un uomo di importanza enorme, ed era un architetto, e gli artisti non godevano generalmente di fama, salvo quelle grandi eccezioni che comunque avremo sostanzialmente nel Rinascimento. Anche, per esempio, il Duccio di Buoninsegna, che realizza la famosa maestà per il Duomo di Siena, e che poi si vede la sua maestà trasportata con un vero e proprio corteo pubblico dalla sua bottega fino al Duomo, appunto, in realtà non aveva questa grande considerazione a Siena, piuttosto si prestava considerazione l'opera in sé perché era costata. Quindi questo valore economico viene fortemente appunto evidenziato da Castelnuovo, assieme chiaramente all'importanza della ricezione, cioè della fortuna anche che certi periodi storici, che certe opere d'arte o certi artisti hanno avuto nel corso del tempo. E volevo chiudere accennando anche un altro discorso, cioè che Castelnuovo rimane comunque, pur nella consapevolezza dell'apertura degli orizzonti della storia dell'arte, rimane comunque legato all'opera d'arte in sé, nel senso che quella non viene persa di vista. E poi in uno appunto dei saggi, che si intitola Di cosa parliamo quando parliamo di storia dell'arte, che è tra l'altro parafrasi da Carver, Di cosa parliamo quando parliamo d'amore, lui sostiene l'importanza per ogni storico dell'arte della consapevolezza comunque da parte sua di essere in un certo periodo storico, e quindi in ogni caso di essere limitato dal suo periodo storico, cosa che può essere chiaramente un punto di forza, ma al tempo stesso inevitabilmente limitazione. Tutto. Sì, volevo dirti, secondo te, vabbè, è abbastanza evidente, però quanto è pesato anche per esempio l'influenza di Longhi in questi orientamenti di Castelnuovo? Basta pensare, non so, per esempio alla mostra che ha fatto a Milano sull'arte, dei Visconti e di Sforza, insomma la rivalutazione anche di quelle che erano considerate delle zone artistiche, appunto come tu hai detto, periferiche o minori, e che poi invece sono diventate tutti gli effetti riconosciute, insomma, da tutti come invece delle zone pienamente importanti. Sì, Longhi chiaramente ha
un peso enorme. Accennavo prima, Castelnuovo innanzitutto si è specializzato con Longhi, quindi inevitabilmente quel tipo di formamenti si ce l'aveva. Longhi è e rimane un formalista, mentre chiaramente in questo Castelnuovo amplia notevolmente gli orizzonti. Ciò non toglie che Longhi, oltre ad essere un formalista, è un grande scopritore delle periferie, e questo è evidente. Io appunto avevo indicato poi in bibliografia, in particolare, i testi di Longhi su Caravaggio e su Correggio, perché Caravaggio fino agli anni 20 del Novecento era un perfetto sconosciuto, non lo considerava nessuno, e lo stesso si poteva dire di Piero della Francesca, perché prima della grande monografia di Longhi su Piero della Francesca questa sua fortuna non c'era. Ecco, torniamo anche al discorso della fortuna. Piero della Francesca oggi è famosissimo, è uno dei grandi idoli della storia dell'arte, ma fino a qualche anno fa pure. Lo stesso appunto accennavo Correggio, che viene scoperto da Longhi, quindi questo sì, Longhi, e soprattutto questo Longhi, è un Longhi che lo stesso Castelnuovo poi nel volume definisce come il terzo Longhi, riferendosi appunto ad una periodizzazione delle varie fasi della produzione di Longhi, cioè quello più aperto effettivamente proprio alla società, e quindi meno fermo su un formalismo rigoroso. Io ho un'altra domanda, fondamentalmente per esplorare il canale, ma tu avevi detto che il valore economico era strettamente proporzionale al valore artistico di un'opera, quindi l'invenzione della stampa a caratteri mobili che abbatte notevolmente i costi di produzione di un volume ha influito davvero sulla considerazione sociale di un cornice miniato? Ma, dunque, considera che chiaramente con la nascita della stampa il codice miniato fondamentalmente cessa di esistere, cioè ci sono ancora manifestazioni, ci sono codici miniati del primo Cinquecento, però non oltre, e anche lì comunque una miniatura notevolmente si naturalizzava chiaramente rispetto a prima. Certo, è chiaro che la stampa di per sé, cioè un'opera stampa, cessa di essere un'opera d'arte, a meno che non consideriamo le incisioni che poi sono presenti nell'opera stampa, appunto nelle grandi incisioni di Dürer si parlava prima, insomma, allora lì se ne potrebbe parlare. Però chiaramente l'opera stampa in sé, il libro stampato in sé, non lo è. Sarebbe in che modo ritieni che i saggi di Castelnuovo possano ancora parlare agli storici dell'arte e fornire loro spunti per un lavoro meno ancorato al formalismo e più aperto alla storia, alla cultura e al contesto sociale in cui un determinato tipo di arte nasce? Sì, certo, credo di aver più o meno accennato anche questa cosa durante l'esposizione. Sì. Bisogna anche dire che oggi il formalismo è stato decisamente superato, anche nei manuali liceali di storia dell'arte c'è una grande attenzione alla committenza, quantomeno, e spesso anche alla condizione sociale dell'artista, quindi effettivamente il formalismo è superato. Ciò non toglie però che, per esempio, questa attenzione alle periferie di Castelnuovo andrebbe ancora attualizzata. Io faccio un esempio appunto siciliano. Palermo e quindi insomma l'arte romana, l'arte araba romana a Palermo, che è stata studiata da grandissimi studiosi, questo è vero, è stata studiata però da studiosi per lo più non italiani, cioè da studiosi spesso francesi e inglesi. Allora io penso che ancora in Italia su certe cose ci sia la tendenza a non andare appunto a riscoprire appunto luoghi che oggi sono periferie ma che in passato non lo erano, e quindi direi che effettivamente intanto per questo Castelnuovo avrebbe un ruolo importante. Poi dicevo, fondamentalmente la storia dell'arte si può estendere all'infinito, ed è vero che chiaramente il rischio qual è proprio quello di perdere poi di vista l'opera d'arte effettivamente, cosa che oggi
non di rado succede, secondo me. Cioè si parla magari di bar, storia dell'arte, insomma si tende d'accordo ad espandere e poi rimane di fondo l'opera d'arte di cui non si parla. Ecco, Castelnuovo comunque è pienamente consapevole anche dell'analisi formale dell'opera d'arte, dell'importanza dell'analisi formale dell'opera d'arte. Quindi in questo c'è un equilibrio comunque che altri storici sociali dell'arte non hanno avuto. Citavo Antal e Hauser, non hanno questo equilibrio, cioè non, loro si sono spesso soffermati, anche perché erano marxisti, sul rapporto tra struttura e sovrastruttura, quindi tra l'opera d'arte e il committente, quindi tutto lì veniva effettivamente ridotto al denaro del committente, all'idea del committente, e l'artista traduceva veramente, quindi non era altro che un esecutore, privo di volontà. Ecco, io penso che Castelnuovo sia fondamentale anche perché ci vedo proprio un equilibrio tra le varie componenti, dallo studio sociale al formalismo, quindi l'attenzione alla singola opera d'arte. Io ho una domanda facilita sul titolo, sì. Nel senso che tu hai spiegato molto bene il motivo per cui si parla di cattedrale in relazione alle miniature, però ho delle perplessità sull'aggettivo, nel senso che se penso a un codice miniato non necessariamente lo penso tastabile, quindi ti chiedevo se secondo te è appropriato guarda, in questo senso. No, questo lo capisco. Io penso che l'idea, il termine tascabile non tanto vada riferito al fatto che un codice miniato sia tascabile, direi che non lo è, ma al fatto che sia di dimensioni ridotte rispetto alla cattedrale. Credo che sia un po' questa l'idea, anche perché i tascabili in un'altra guerra. Anche perché poi Castelnuovo amava molto questi, sia certi giochi di parole, sia certe citazioni. No, infatti la trovo molto, cioè, non sapendone nulla, leggendo il tuo elaborato mi aveva colpito molto come che poi lettura, è il suo, però... infatti. Sì, certo, perché non voglio togliergli la paternità, però effettivamente mi aveva colpito, però dopo la tua spiegazione mi aveva lasciato un po' di... Cioè, è chiaro che è un ridimensionamento, però mi sembra un ridimensionamento significativo. Va bene, ti ringrazio. Sì.